Nove Colli, una delle gran fondo più importanti d'Italia. Sono più di 200 km, 3.800 metri di dislivello. Il mio compito è quello di darvi qualche consiglio per cercare di fare meno errori possibili, perché la giornata è lunga e difficile. L'importante è partire col piede giusto, fin dalla colazione. Alle 6 di mattina parte la corsa, non si può alle 4 alzarsi e mangiare un piatto di pasta, anche perché non siete abituati e rischiate di compromettere l'intera giornata. E quindi colazione leggera con la giusta dose di proteine e i carboidrati, evitate gli zuccheri semplici. La cosa migliore è prendere un pre-sport un'ora prima della partenza e un secondo pre-sport mezz'ora. Alla fine l'apporto calorico è simile ad un piatto di pasta, ma lo stomaco è molto più leggero. Pronti via, 30 km pianeggianti, attenzione perché ci sono corridori, i primi, che andranno a 50 all'ora. Non fatevi prendere dalla smania, cercate di controllare la frequenza cardiaca perché gli sforzi che farete in partenza li pagherete poi all'arrivo e quindi cercate di trovare il vostro gruppo giusto per non fare eccessivamente fatica. E quando arrivate dopo questi 30 km, prima della salita di Bertinoro, il primo Enervitene Gel, proprio per mangiare poco e spesso. La salita non è durissima, ma attenzione perché negli strappi di polenta sono corti ma sono impegnativi, non esagerate, cercate sempre di andare con riserva. E dopo la discesa un tratto di falso piano e si arriva alla seconda salita. Dopo 55 km comincia pieve di Rivoschio, sono 8 km ma il primo tratto di salita termina dopo 4. Ci sono 3 km in falso piano ed è il momento giusto per mangiare qualche cosa, una barretta Power Sport Competition, e posso mangiarla in assoluta sicurezza. Siamo in cima alla salita di Pieve di Rivoschio, dopo il falso piano 800 metri all'8% e si è in cima. Attenzione perché la discesa è corta ma molto ripida, quindi occhio. La terza salita è tosta, è la Ciola. Sono 6 km, i primi 3 sono i più impegnativi perché le pendenze sono costantemente intorno all'8, 10, anche 11%. Poi c'è questo falso piano di un paio di chilometri ed è l'occasione per mangiare un'altra barretta, Power Sport. Da diversi anni uso come moltipliche il 34-50, mentre cassetta pignoni dall'11 al 28. Un consiglio che posso darvi è che in salita bisognerebbe stare vicini alle 80 pedalate al minuto, 75, ma cercate di non andare sotto perché altrimenti diventa un lavoro di forza e il muscolo si stanca velocemente. In pianura invece bisognerebbe stare sulle 90-95 pedalate al minuto. Siamo quasi in cima alla Ciola, Colle della Fava, ristoro abusivo. Dovete sapere che qui coltivano la fava e tanti anni fa c'era un bancone e veniva data la fava a tutti quelli che la volevano. La fava non c'è più. Pensate che però il bancone è rimasto e ci sono, generosità romagnola, dei ragazzi che offrono polifenoli con una bella damigiana di Sangiovese e grassi e proteine con salsiccia. Io ho tutto dal punto di vista alimentare, ma se qualcuno volesse fermarsi integrando con questi prodotti può farlo, però c'è il barbotto dopo, E adesso c'è la discesa, ma tra un po' c'è il barbotto. Ciao Paolo! Ciao Davide! Com'è? Bene, tu? Bene. Paolo Calabresi dell'Enervit. Che ci fai qua? Siamo anche noi a provare il percorso della Nove Colli, aspettando il 18 maggio.
perché sia un'edizione da ricordare. Deve essere tutto perfetto, tutto a posto per i ciclisti. Siamo in Eurobotto allora. Com'è questa salita? Raccontamela. Sai, è la salita simbolo della Nove Colli. Sono 4,6 km. Prima parte non è neanche male, ma l'ultimo strappo, anzi, l'ultimo chilometro è un muro, eh. Mi dicono che l'ultima parte si fa tra due ali di folla. Sembra di essere al Giro d'Italia. Però attenzione, perché non siamo ancora a metà gran fondo, eh. Che rapporti consigli? Ma lassù 34-28 secondo me può essere utile. Siamo in cima. I prossimi 2 chilometri sono facili, praticamente pianeggianti, e quindi è il momento giusto per integrare, anche perché di energia ne serve ancora tanta. Sogliano al Rubicone, è qua che c'è la deviazione. Quelli del medio proseguiranno dritti, non avranno più salito, una lunga discesa e poi l'ultimo tratto in pianura per arrivare a Cesenatico. Io invece svolterò a destra per affrontare le ultime salite, ultime, ce ne sono ancora tante. La prossima è Monte Tiffi. Siamo esattamente a metà percorso, giusto il tempo per ricordarvi che la giornata potrebbe essere calda, ma anche se non lo fosse, bisogna bere poco e spesso. Io, nella mia borraccia, ho Enervit G-Sport. Andiamo! Superato il cartello di metà gara, Monte Tiffi. È una salita breve ma molto molto ripida, sono 2,5 km. Successivi 1500 metri in discesa e la Perticara. 7 km abbastanza impegnativi, con gli ultimi due in falso piano, per arrivare all'abitato di Perticara. Dopo una lunga discesa si arriva a Ponte Baffoni. Mancano 75 km all'arrivo. Comincia la salita verso Monte Pugliano. I primi 4 km sono ripidi, pendenze costantemente oltre al 10%. E subito dopo l'abitato di Maiolo è tempo di prendere Enervit Tene Competition, perché ci sono 1000 metri pianeggianti. La salita riprende per gli ultimi 4000 metri, per arrivare al Gran Premio della Montagna. Dalla vetta al traguardo mancheranno circa 65 km. Cercate di rimanere rilassati, almeno nella parte superiore, non irrigiditevi, perché altrimenti andate a contrarre muscoli, richiamare sangue che viene tolto alle gambe, che sono quelle che vi fanno andare avanti. Quindi spalle possibilmente sciolte. La Nove Colli l'ho fatta una volta nel 1994, quell'anno non feci il Giro d'Italia e venni qua alla gran fondo più importante d'Italia. Rimasi con i primi, anche perché essendo professionista andavo abbastanza bene. Mi mise a ruota di Savini, che quell'anno vinse, e fu una bella esperienza. Come bella adesso è l'esperienza di fare questa discesa. San Leo. Al termine della discesa c'è un tratto pianeggiante breve, ma c'è giusto il tempo per prendere un Enervit Tene Sport Cirpec. Ottavo colle, passo delle siepi. A questo punto di facile non c'è più nulla, ma questa salita di 4 km è regolare, con le pendenze che sono intorno al 6-7%. Dal Gran Premio della Montagna 50 km a Cesenatico. Comincia subito così, dura 10%, 1,5 km, 2 km. Lì bisognerà usare
un 34-25. C'è anche un tratto pianeggiante, addirittura leggera discesa, come qua, anche se il muro vero e proprio deve ancora arrivare perché è alla fine. Siamo all'ultima salita, il Gorolo. Poco prima bisogna prendere qualcosa. Enervitene Sport Competition. Il cartello indica 17, ma il mio computer mi ha dato come pendenza massima 14. Sempre tanta roba. Quest'ultimo muro misura 750 metri. Adesso si svolta a destra, non c'è ancora discesa, ma il tratto più duro ormai è alle spalle. A Savignano sul Rubicone termina la discesa. Adesso 15 km. Qui la difficoltà potrebbe essere il vento, dal momento che viene dal mare sarà contrario. E se siete da soli è meglio rallentare e aspettare un gruppetto dietro, altrimenti è peggio di una salita. Cesenatico, siamo arrivati alla fine della Nove Colli. Spero che i nostri consigli vi saranno utili per affrontare al meglio una prova così difficile. Ma la stagione non finisce qui, ci saranno altri gran fondo, altri allenamenti lunghi. Non dico che dovrete fare come i professionisti nel pedalare per altri 20 minuti sui rulli al termine della tappa, ma quello che vi posso dire è di assumere R2 in 350 ml d'acqua in una borraccia, shakerare bene e assumere il prodotto entro i 30 minuti dal termine della prova. Così domani sarete già pronti per pedalare. In bocca al lupo!